Si apre la stagione del Campus Italia, una stagione che è iniziata negli ultimissimi giorni di agosto, ma non poteva essere altrimenti visto che questi ragazzi hanno terminato il 15 agosto, nel giorno di Ferragosto, il loro impegno stagionale. Penso che sia una cosa unica, molto strano, no? Che si affronta un campionato, tra l'altro di questo livello, con una settimana di allenamento. Ma era naturalissimo, perché tutta l'estate questi ragazzi sono stati in attività, non dimentichiamo che vengono appunto dalla prima stagione per loro molto intensa, con allenamenti anche di due volte al giorno, per cui era normale dargli il riposo possibile. Questa settimana è stata solo di avvio, non abbiamo fatto un granché, perché l'importante era arrivare a sabato non infortunati, non con dolori tipici da inizio preparazione. Però non possiamo dire che questa squadra non sa come giocare, perché un anno è stata insieme e quindi non sarà un problema, sicuramente non saremo nelle migliori condizioni, ma non è questo, diciamo, l'obiettivo. La sfida che attende quest'anno il Campus Italia è altamente probante, ancora di più, molto di più dell'anno scorso, che era l'anno d'esordio, perché prenderà il via al campionato di Serie A Gold, quindi il massimo campionato. Perché e che percorso ti aspetti per questa squadra quest'anno? Ma perché è abbastanza semplice, volevamo dare un livello di difficoltà maggiore, uno step in più da fare dopo il primo anno, e chiaramente non c'era uno step intermedio tra la 2 e la 1, diciamo che non è perfetto far sì che questa squadra partecipi alla 1, saranno delle partite durissime, quando il livello degli avversari è sia tecnicamente ma soprattutto fisicamente superiore, a volte può essere una situazione brutta per quanto riguarda appunto la valutazione di questi ragazzi tecnico-tattica, però non ci importa, nel senso che dovevamo dare qualcosa in più, la 1 ci ha presentato l'occasione, penso che per i ragazzi sia una cosa fantastica giocare contro squadre che sognano di poter giocare un giorno, se la devono godere, e dobbiamo essere molto sereni dopo ogni partita, soprattutto il lunedì, ricominciare a lavorare anche se dovessimo perdere in malo modo, però è importante questo, anche questo secondo me è anche importante per far vedere a tutti gli allenatori e i dirigenti di queste società chi sono questi ragazzi, a che livello sono, perché uno dei grandi obiettivi del campus è appunto dopo due anni consegnare questi ragazzi alle squadre di A1, per cui è una buona occasione. Su che cosa si concentrerà il lavoro qui nella Casa della Pallamano quest'anno? Ma l'anno scorso era un po' più concentrato sull'aspetto tattico, perché dovevamo fare il possibile per salvarci nel campionato europeo, quindi un lavoro sia di avvio a uno sviluppo di filosofia tattica, un sistema di gioco che ci interessava portare avanti, ma quest'anno ci sarà invece, visto che non c'è un campionato a fine stagione a livello di nazionale, sarà un approfondimento tecnico, soprattutto un lavoro tecnico nei ruoli, perché alcuni di loro è il momento di specializzarli, già alcuni sono specializzati in alcuni ruoli, dobbiamo migliorarli e colmare appunto le varie lacune tecniche.